È inutile negarlo, sin dall'annuncio World of Final Fantasy ha destato il nostro interesse solo ed esclusivamente per la presenza degli storici eroi dei precedenti capitoli. Ad una prima occhiata sembrava un titolo creato allo scopo di marciare sulla nostalgia, eppure dietro lo spudorato ma graditissimo fanservice si nasconde un gioco fantastico, una delle sorprese più belle dell'anno. Davvero, ma quanto è bello essere smentiti! La storia di World of Final Fantasy racconta le gesta di due gemelli tanto simili nell'aspetto quanto diversi nel carattere. Lan è un ragazzo impulsivo, tontolone, sempre con la battuta pronta. La dolce Rain, invece, è l'esatto opposto, visto che preferisce agire sempre con cautela, senza lasciare mai nessun dettaglio al caso. Seppur già vista sullo schermo, questa dicotomia è vincente, nonché piena zeppa di momenti divertentissimi, in grado di strapparvi sempre un sorriso, e lo spirito comico non è affatto banale o eccessivamente infantile. Tuttavia, non è l'umorismo il protagonista del racconto. La vicenda, infatti, è incentrata sulla perdita della memoria di entrambi i simpatici personaggi. Recuperarla non sarà un compito semplice perché Lan e Rain dovranno avventurarsi nel mondo parallelo di Grimoire, sotto l'occhio non troppo vigile del folletto Tama e soprattutto della misteriosa Enna Cross che... E vabbè dai figlia mia, basta mettere zucchero nel caffè, e che cazzo. Comunque, questa rivelerà ai due gemelli che in passato sono stati i più grandi custodi dei miraggi che siano mai esistiti. Bene, ma cosa sono i miraggi? Cos'è un custode? E perché non si ricordano nulla di tutto ciò? Domande a cui Enna Cross potrebbe rispondere sin da subito, ma che deciderà di sua spontanea volontà di rimanere sul vago per permettere a Lan e Rain di metabolizzare la loro nuova vita e a Square Enix di farci divertire. In effetti, ogni meccanica del gioco viene giustificata con delle scuse tutt'altro che credibili, incanalate in toni sempre scanzonati che si allontanano dall'oscurità e dalla emotività tipica della saga. Eppure, va benissimo così. Se presa per ciò che è, ovvero un grande, grandissimo tributo alla serie dal sapore giocoso, la storia è molto godibile, con la presenza di Cloud, Squall, Tidus e compagni che non stona affatto con l'obiettivo dell'avventura. Di conseguenza, l'omaggio non è fine a se stesso e riesce a proporre un sano compromesso senza cadere nel citazionismo esasperato. L'universo che ospita le avventure è quindi Grimoire, una terra popolata da lilichini e miraggi. I primi sono sostanzialmente delle persone minuscole con la testa enorme, mentre i miraggi possono essere paragonati a delle sorte di Pokémon, delle creaturine che i giocatori dovranno catturare, o nel gergo del gioco imprismare, per ritornare ad essere i custodi dei miraggi, padroni che riescono a domare e ad entrare in sintonia con i mostriciattoli impilandoli sulla loro testa. Sì, avete capito bene. Ora fate un grosso respiro e aprite le orecchie. Come forse avrete già intuito, le dinamiche che caratterizzano World of Final Fantasy non hanno alcun senso ed è proprio questo il bello. Sono talmente bizzarre che in fondo funzionano. Nel dettaglio, la giocabilità confezionata da Square Enix alterna fasi lineari di esplorazione nei dungeon a tanti, tantissimi incontri casuali per la gioia dei nostalgici. Il sistema di combattimento di fatto ritorna ad essere quello a turni, incentrato sulla variante attiva o ATB, con i tempi di azione posizionati su una barra laterale. Dunque, ora state molto attenti. Ciascun protagonista possiede due forme, ovvero lilichina e gigante, che il giocatore potrà cambiare a proprio piacimento prima di entrare in battaglia. Invece, le pile di mostriciattoli sono composte da tre spazi, che potranno essere riempiti da due miraggi e uno tra Lan e Rain. I totem possono contenere un solo elemento delle tre grandezze disponibili, S, M ed L, tenendo in mente che i due gemelli fanno parte della famiglia M nella forma lilichina, mentre in quella gigante verranno considerati di misura L.
Su queste regole, solo apparentemente complesse, si erge un gameplay ricco di variabili, impreziosito da una progressione sfaccettata per tutti i miraggi, che si ispira alla sferografia di Final Fantasy X. In breve si guadagnano punti salendo di livello che poi bisognerà distribuire in uno schema colmo di bonus permanenti, tra i quali spicca anche l'evoluzione dei mostriciattoli. Inoltre è possibile tenere 4 assetti diversi, 2 per ogni personaggio e in particolare per ciascuna forma. Per quanto riguarda invece l'operazione di cattura, questa avviene con i prismaliti, degli oggetti non consumabili ottenuti non appena ci si imbatte nei nuovi miraggi. Chiaramente prima è necessario indebolirli rispettando certe condizioni come utilizzare magia di uno specifico elemento o ridurre la loro barra vitale al minimo. Insomma, il gameplay è ben più articolato di quanto sembri di primo acchito e permette una personalizzazione che strizza l'occhio alle materie di Final Fantasy VII proprio perché ogni mostro impilato donerà al totem nuove abilità. Si sente però l'esigenza di voler utilizzare più mostri in battaglia, cosa che purtroppo è limitata a 4 miraggi e 2 personaggi, con la possibilità di evocare sul campo gli storici eroi a dare manforte al gruppo con un attacco devastante. Tra l'altro i mostri nelle retrovie non possono essere scambiati con quelli in gruppo e guadagnano anche meno esperienza rispetto a coloro che partecipano alla battaglia, fattore che vi spingerà a potenziare e ad usare solo una piccola cerchia di creature. Per il resto, World of Final Fantasy scorre via che è una bellezza, grazie anche alla graditissima possibilità di velocizzare sia i filmati che i combattimenti con il tasto dorsale destro. Un'opzione che è un toccasana per qualche dialogo un po' troppo prolisso. Comunque sia, collezionare miraggi è divertente, sperimentare le combinazioni migliori lo è ancora di più, e siamo convinti che gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi, specie quelli vecchio stampo, lo adoreranno nonostante la trama tutt'altro che profonda. L'offerta è poi farcita con tanti compiti paralleli e missioni secondarie molto ben organizzate con le quali divertirsi per altre decine e decine di ore, oltre alle 30-40 previste per completare la storia principale. Tuttavia, uno degli aspetti meno convincenti della produzione è la direzione artistica e soprattutto il design dei personaggi caratterizzato per lo più da figure super deformate, uno stile che potreste amarlo come odiarlo. In tutta franchezza a noi non ha fatto impazzire, ma ci si fa l'abitudine con il passare delle ore, si può addirittura impararlo ad apprezzare. La grafica è ben lontana dagli standard odierni, però tutto sommato si lascia guardare. Buona invece la colonna sonora che combina pezzi nuovi con altri riarrangiati per l'occasione. Le somme, è lapalissiano dire che ci dispiacerebbe se World of Final Fantasy passasse in sordina, quindi non fatevi spaventare dall'ombra di Final Fantasy XV. Questo nuovo, bizzarro esperimento di Square Enix è stato creato per i fan e tra echi del passato e spunti originali è praticamente impossibile rimanere indifferenti dinanzi al lavoro svolto dalla software house nipponica. In soldoni, non perdetevelo, specie se siete cresciuti con gli storici capitoli di questa fantastica saga. E qui è tutto ragazzi, grazie per averci seguiti e come al solito vi invitiamo a lasciare un mi piace e un commento nel caso la recensione vi sia piaciuta. Un saluto da Giorgio Palmieri per smartworld.it e noi ci risentiamo nel prossimo video. Time for us has resumed its march. This place, I know I remember it. And you? You aren't going to waver? We have a prophecy to fulfill.